Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto questo car 2RC per moddare la vostra RC Bandito completamente in solo e in sessione pubblica. Più la sessione è piena e meglio è. Andiamo a vedere il video. Andiamo a prendere l'auto che deve passare le modifiche alla nostra RC. Quindi io in questo caso sto prendendo la ZR380 della Future Shop, con ruote F1 e livrea moddata. Quindi andremo a fare una modifica ai freni, una qualsiasi modifica ai freni. Dovremmo trovare una persona in mira differente dalla nostra. Ci avviciniamo alla nostra RC Bandito. Una volta che l'abbiamo trovata, che l'abbiamo fatto caricare, faremo il glitch del telefono, quindi faremo partire l'attività, premiamo start, sentiamo il click in sottofondo e faremo partire la seconda attività, un lavoro da titano. Una volta che l'avremo fatta partire, andremo a partecipare alla sessione di quel nostro amico in mira differente. Quindi che cosa succede? Ci usciranno i due soliti messaggi: accettiamo il primo e rifiutiamo il secondo. In questo spezzone vi ho rallentato il video perché appena vedremo di nuovo il muro dell'arena ci butterà fuori dall'attività. Quindi ora cominceremo a spammare freccia destra a manetta, e appena rientreremo dentro la nostra arena war, boom, la nostra RC Bandito sarà completamente moddata. Avrete visto che la mia aveva i cerchi verdi, in questo caso i cerchi sono diventati viola e gli è cambiata anche la livrea. È veramente facile ragazzi, facile. Due passaggi e riuscirete a moddare sempre il vostro bandito al primo colpo. Io in questo caso l'ho fatto con le ruote di Benny, con le ruote F1, volevo dire, adesso ve lo porto anche con le ruote di Benny. Quindi ci ritroviamo con un Camacho con ruote di Benny e dovremo fare sempre gli stessi passaggi. Quindi vedete, metteremo questi cerchi sul nostro RC, saliamo sul Camacho o comunque sia sull'auto che volete moddare, tasto destro, entriamo dentro il nostro meccanico. Quindi andremo a fare una qualsiasi modifica ai freni, scendiamo, se abbiamo ancora il nostro amico di prima lasciamo quello così ci prendiamo il sicuro, glitch del telefono. Quindi andremo sull'attività di Gerald, appena siamo qui, tasto option X, sentiamo il click, attività, via attività, create la Rockstar e andremo su lavoro da titano. Una volta che confermeremo il lavoro da titano, doppio tasto PS, andremo a partecipare alla sessione, quindi di nuovo ci uscirà il primo messaggio che accetteremo, il secondo lo rifiuteremo e appena vedremo il muro così dell'arena, tasto destra manetta e vedrete la magia dell'RC. Anche in questo caso vi ho rallentato il video. Tac! La nostra RC prenderà le modifiche della nostra auto. Poi ovviamente per salvarle dovrete fare una modifica all'RC e vi manterrete il vostro RC moddato. Vedete? Poi stasera magari farò una live e vedremo quali sono i glitch che funzioneranno ancora, ok? Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Alla prossima!